Professore Liquori, social network e social media stanno cambiando il modo di comunicare dei giovani, delle persone. Cosa pensa lei sul fenomeno? Io sul fenomeno penso che abbia un impatto enorme e quindi sia un fenomeno di quelli che cambia, trasforma il modo di comunicare. Per forza, le sole dimensioni sono tali da dare un'altra prospettiva alla comunicazione. Però poi, quando si sarà assestata l'onda di piena che ogni fenomeno di questo genere ha, dopo sulla corrente di questa onda di piena devono camminare i contenuti. Allora, oggi già in alcune parti avanzate, ma domani sarà ancora di più nella diffusione dei social network, ci sarà la selezione dei contenuti. E io credo che non sarà più possibile soltanto creare l'iscrizione sulla base di conoscenze o di raggruppamenti di persone che pure hanno un'ovvia funzione in questa società. Però ci sarà più una selezione determinata dai contenuti, dalla scelta dei contenuti, dalla differenziazione. Questo è un mondo che sta arrivando come arrivò la televisione di massa, però come la televisione oggi sta andando verso un ascolto profilato, cambiano la domanda e l'offerta, anche questo fenomeno di massa subirà questa trasformazione. Non so in quanto tempo, ma certo più velocemente di quello della televisione. E con Egomedia 2000 stiamo cercando di capire che cos'è cultura dell'innovazione per università, partiti, imprese, giornali. Secondo lei, che cos'è la cultura dell'innovazione oggi? Secondo me la cultura dell'innovazione è esattamente il punto di sintesi tra quello che la rivoluzione digitale distrugge e quello che ricrea. Per me nelle università e nelle scuole non andrebbe soltanto insegnato il mezzo, che è statico e quindi poi tra l'altro lo sanno usare a prescindere dalla conoscenza reale del suo funzionamento, ma non andrebbe neppure alimentato un'idea di distruzione dei nostri presupposti, dei nostri capisaldi sociali attraverso questi mezzi nuovi, andrebbe stimolata la ricerca degli studenti verso i punti di equilibrio nuovi che la società acquisterà. Quello che io dicevo prima sui social network è tema di insegnamento, se vogliamo. Non mi interessa sapere quanto è forte l'impatto del social network, a me interessa sapere dai ragazzi sulla loro ricerca personale quanto sarà importante trovare un punto di equilibrio dei contenuti nel nuovo mondo. Questo secondo me è il vero tema di insegnamento. Grazie.